Solo guardando in alto se ne riesce ad apprezzare la complessità. Un triangolo, gli angoli sostituiti dalle curve dei cerchi. È tipico di Borromini. Tutto ciò che fa è un qualcosa che nessuno aveva mai fatto. Roma era la Mecca degli architetti. Francesco Borromini è un architetto diverso da quelli che lo hanno preceduto. Crea delle strutture verticali sfidando il cielo. Tetro è dall'indole competitiva. La cosa che più preoccupa Borromini è il successo di uno scultore che è anche architetto, Bernini. Roma diventa il teatro di una gara all'ultimo sangue. Erano pronti a tutto. Ornare senza limiti. Eccentricità e genio. Tutto è disposto in modo tale che lo spettatore è spinto a lasciar vagare il proprio sguardo senza sosta.